Eccoci, siamo tornati sul nostro Project Zomboid con il nostro amico Hank Griffith, direttamente dall'ultimo capitolo. 21 giorni e 14 ore. Ci siamo appena aggiustati la capigliatura, siamo però piuttosto sporchi, quindi adesso dobbiamo darci una ripulita. Allora, laviamo. Intanto riempiamo la bottiglia d'acqua. Poi laviamoci, che facciamo piuttosto schifino. È passato un aeroplano sopra le nostre teste. Laviamo anche tutta l'attrezzatura. Ok. Lo zaino non è venuto bene, è abbastanza sporco ancora. Quanti giorni di nebbia, che due maroni. Allora, sta diventando piuttosto urgente trovare del carburante. Allora, sì, c'è una bella nebbia oggi. Quindi, prendiamo una tanica e gambe in spalla, come si dice. Allora, no, però siamo un po' pesi. Aspetta, aspetta, aspetta. Lasciamo giù qualcosa. Alleggeriamoci un po'. Devo anche mangiare perché ha fame qua. Riesco a farmi il riso? No. Ci vuole l'acqua. Credo, se mi ricordo bene. Allora, fra poco silenzierò le trasmissioni perché la moglie straordinaria potrebbe chiamarmi, quindi temo che dovrò chiudere il microfono e continuerò a giocare così come senza parlare. Allora, vediamo se adesso riesco a metti riso in pentola, vabbè. La pentola è pulita? Sì, è pulita. Ah, vabbè, facciamo il risotto nella pentolozza. Vabbè, allora, questo mettiamolo qua a terra. Fagioli. Riso e fagioli. Minchia, questa sì che è roba buona, cacchio. Allora, dovrebbe esserci del cibo anche qua in giro. Fa vedere un po'. No, no. Allora, aggiungiamo la citronella e altri fagioli. Vabbè, cuciniamo qua all'aperto visto che sono già qua fuori. Allora, aggiungi, accendi fuoco. Istiga. No, 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 no. Allora, dove siete? Prendi uno. Tanto che si cucina il riso. Eccola! Salutiamo la Sophie.
Thank you.
Allora, eccoci tornati. Nel frattempo abbiamo fatto alcune cose, tanto che lui è qui che legge. Il mitico Hank, che sopravvive da 22 giorni. Ah sì, l'abilità elettricistica, meglio fargliela salire un po'. Allora, sono sempre a caccia di componenti elettronici. Allora, adesso dove siamo? Qua, a vedere un po'. Questa casa, beh, c'ero già stato. Ok, infatti me la ricordavo. Comunque, c'è un libro qua. Tecniche di combattimento in movimento. Esperto agilità. Vabbè, fa gli stessi. Non è una roba così vitale. Ho avuto l'illuminazione di portarmi dietro un po' di cibo. Male non fa. Una catena. È una parte per la messa a punto dell'auto, immagino. Questa è piena. Wow! Qui ci è andata bene. Ci siamo stati molto fortunati. Bene, 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 bene. Allora, poi. La lima. Prendiamo anche questa attrezzatura qui che male non fa. Allora, prendi. Metal cutter, le cesoie e la falce. Con questa roba siamo tranquilli. Praticamente nel giardino possiamo fare tutto. Anche questo qui che serve proprio per fare quella roba dello smithing, cioè la fabbricazione di oggetti artigianali. Allora, vediamo qua cosa c'è. Qui c'è un computer. Qui c'è un computer, però non so perché. Televisore, smantella. Televisore della Valutec. Nota azienda. Anche qua, smonta, torcia, tutto. Non ho ancora trovato l'attrezzatura per poter fare la lavorazione metalli. Vabbè, forse se sarò fortunato la troverò. Siamo pieni, torniamo indietro. Corriamo così si allena un po' sto stronzetto. Adesso però il tempo stringe, ci serve assolutamente carpenteria al 4 perché fra un po' mi sa che l'acqua. A meno che usassi il microonde. Vediamo qua se ci abbiamo dei bidons. Allora, il vetro rotto lo voglio prendere perché ho visto che si può fare delle cose interessanti. Cioè, si possono fare delle cose interessanti, tipo, non so, riparare dei vetri delle finestre piuttosto che. Si possono riparare gli occhiali piuttosto che altre cose che richiedono i vetri. Probabilmente si può anche riparare. Il vetro di una macchina. Lockpicking and driving. Interessante il fatto che con la mod dell'abilità della guida aumenta la tua capacità, diciamo, di guidare. C'è anche l'abilità Earn It che ti permette di imparare il coraggio. Non è male come cosa.
Allora, mettiamo giù questo scatarbarato di roba. Ah, cavolo. Rimuovi sta erbaccia. Mi vai a infestare. Ecco. Le mie coltivazioni. Ok. Allora, vediamo un po'. Allora, abbiamo ancora all'incirca 'Dovrei fare il refill. Beh, adesso aspettiamo perché tanto c'è ancora. Per qualche giorno siamo a posto. Padina rossa. Assurdo. Quella lì però è una zona piuttosto pericolosa perché potrebbero arrivare dei simpaticoni. Eh sì. Allora, siamo stanchi. Sempre colpa del fatto che siamo dei ciccioni. Qui come ho messo il fuoco? E il fuoco? 16 ore, aggiungiamo il combustibile e ci buttiamo dentro 3 minuti in una bottiglia di plastica. Mamma mia, se va via la svelta. Questi tre rametti e quindi guadagniamo un altro 45 minuti di fuoco. Ok, stanco, quindi dormiamo domani, procediamo qui e facciamo il muro. Così arrivo ad avere almeno, se tutto va bene, l'abilità di carpenteria, almeno al 4, e poi posso creare il contenitore per l'acqua. Prima di dormire, però, io riempirei tutto. Magari beviamo anche. Allora, sono le 22, magari andiamo avanti un pochino col libro. E poi dopo, una volta che siamo andati avanti con il libro, potremmo gus e onciare. Acceleriamo un po'. Boh, andiamo a letto. Dorme. 31 luglio. Porca boia, era molto stanco, molto stanco. Adesso ha dormito più di 10 ore, beh, tal credo. Ha sfacchinato tutto il tempo.
Allora, vai. Teniamoci un po' liberi perché devo riuscire a portarne almeno due di cose, sì. Quindi potremmo fare così, lasciamo giù tutte le bottiglie d'acqua temporaneamente, siamo completamente leggeri. Ok, 9918, no. Una candela forbici, mettile qua. Ok, adesso dovrei riuscire a portarne due qua. Così non mi affatico troppo. Ok. Ciao! È un buon profumo? Ti piace? Dobby, vai a salutare la Sofia! Guarda che gusson!